Sono Bartolomeo Vaudano, sono nato a Cisterna d'Asti, ho 71 anni e qui vivo e lavoro. E cosa vuoi che ti dica, cari ragazzi? Ho già una veneranda età, però cerco di portarle bene il più possibile. Nato in questo paese povero, di campagna, come tutti i paesi di allora, dove non sempre si mangiava la carne e dove non sempre si mangiava la pasta, ma erano i minestroni ad aiutarci a crescere ed erano non uno o due uova come adesso i bambini ci danno mangia, 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 no, era il mezzo uovo perché quella era la vita. Soldi non esistevano, ce n'erano pochissimi e quindi sì, ho imparato in fretta come tutti gli altri a capire che cos'era la vita, perché io credo che la rinuncia, un po' di sofferenza e un po' di qualcos'altro aiuti a crescere, ma a crescere bene. Avere tutto e subito fa malissimo. Mio papà con mio nonno e suo fratello, dico anche i nomi, mio nonno Giacomo, mio papà Enrico e suo fratello Matteo, avevano da semplici contadini e non solo contadini con poca campagna, ma anche manovali, facevano manovalanza. Però pieni di entusiasmo e di passione, avevano acquistato l'osteria che già esisteva, Garibaldi, qui in Cisterna. La nostra clientela viene qua proprio alla ricerca della tradizione, perché se vuole la Nouvelle Cuisine va nei ristoranti della Nouvelle Cuisine. Non abbiamo mai cercato di fare piatti chissà, chissà che cosa. Se poi nel territorio c'è il giovane che si impegna a mettere lo zafferano, cosa che ai tempi non esisteva, perché no? Se viene, se le nostre terre, il nostro sole di oggi fa crescere lo zafferano, e ben venga. Ed ecco che il piatto inventato può essere la pasta allo zafferano, fatta con i fiori di zucca, gli zucchini, la cipolla rossa che è meno potente di quella bianca, perché no? Questa non era tradizione di 100 anni fa, ma diventa tradizione. Pensando alle donne della mia famiglia, ma anche alle donne del paese che io vedevo giornalmente passare qui davanti, di solito con il velo sulla testa. Non mi stupisce il giorno d'oggi che queste donne velate siano così criticate. Ma bastava arrivare a Cisterna 50-60 anni fa e le vedevi qui. Non so, tutto questo stupirsi di vedere una donna musulmana, ma che vada velata come vuole, così gliene frega a Bossi e tutta la compagnia. Ditelo pure, Bossi, la compagnia, perché a me non me ne frega proprio niente. La mia mamma diventata albergatrice, ristoratrice, cuoca per amore, perché ha sposato mio padre proprio per amore. Vi racconto, c'erano 10 anni di diversità. Mio papà 10 anni in più, lui era ventenne e mio papà trentenne quando si sono sposati. I miei nonni non volevano molto che sposasse mio padre perché mio padre era povero, era più povero di loro, che erano già poveri anche loro. La mia mamma era la più vecchia di 10 bambini, 10 fratelli. E poi però mia mamma gli dice a mio nonno: guardate che se voi volete che io sposi, mi dà il permesso che io sposi Enrico, io lo sposo.
se non mi date il permesso, io lo sposo ancora più in fretta. Vedi, bella tosta, per quei tempi.